Benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models. È il Robby che vi parla e vi presenta la 12ª uscita della collezione sulla 24 ore di Le Mans, le auto da corse più leggendarie del mondo. Questa volta abbiamo a che fare con la Bentley Speed 8 e la Speed 8 del 2003. E come vedete il modello è qui davanti a me nella sua confezione originale insieme col suo fascicolo. Ora andrò ad aprire il tutto e poi daremo un'occhiata più ravvicinata sia al fascicolo che al modello. Prima però vi chiedo di mettere un like sotto questo video, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. Come al solito ho disposto tutto in maniera canonica, a sinistra il fascicolo, a destra il modello, che metto via immediatamente e andiamo a dare un'occhiata più ravvicinata a questo fascicolo. Bene, come vi ho detto prima, l'uscita è la numero 12, si tratta della Bentley Speed 8 del 2003. Vedete qui una bella foto del modello. Andiamo in seconda pagina. Cosa succede qua? Ah, ma il fascicolo ha due copertine, addirittura due uscite in una, 12 e 13, come potete vedere. E pure l'uscita prossima è praticamente diversa. In una c'è la Peugeot e nell'altra c'è la Bugatti. Qui alla Centauri evidentemente qualcuno si è fumato tutta l'erba del giardino, quindi hanno fatto questo bel lavoretto che non fa molto dire appassionato, ma noi tiriamo avanti lo stesso e andiamo a vedere cosa ci dice il fascicolo. Bene, prendiamo per buono l'uscita della numero 13, quindi la prossima per noi, la prossima uscita sarà la Bugatti 57G del 1937, come vedete una Spider molto aerodinamica, come erano le Bugatti di quell'epoca. Poi il fascicolo continua con l'analisi della Bentley, appunto, la Speed 8, vediamo qui una bella foto frontale di questa macchina che ha vinto la 24 ore per l'appunto nel 2003, dopo al terzo anno in cui provava a vincere la famosa gara francese. Nelle pagine successive troviamo come al solito le foto varie che ci spiegano i punti salienti, i punti più importanti della struttura del modello, ma noi li andremo a vedere direttamente sul modello stesso. E continuiamo, l'ultimo articolo riguarda la storia dell'evoluzione della pista, numero 3, la terza puntata, con alcune foto che non sto a commentare perché non è il caso, e praticamente il modello, il fascicolo è tutto qui. Anche la seconda copertina ha le stesse immagini. Diamo un'ultima occhiata alla scheda tecnica della macchina, qualche dato così al volo. Praticamente il motore era un 4.8 cilindri V di 90 gradi con 615 cavalli a 7.500 giri. Vediamo qui in basso questa bella foto laterale della macchina. Bene, mettiamo via il tutto, andiamo a prendere il modello che è qui. Come potete vedere è ancora nella sua confezione, cartoplasticata. Andiamo a vedere se ci sono tutte le concessioni al posto giusto. Eccola qua, c'è quella della 24 ore di Le Mans e anche nella base, perfetto, anche nella base c'è la concessione della 24 ore di Le Mans. Eccola qua, come vedete la Bentley del 2003 era un veicolo molto rassomigliante a quelli moderni, a quelli attuali, e la vediamo dentro alla sua teca. Prima facciamo un giro, un walk around del modello. Ecco qua, siamo nella parte posteriore e ritorniamo nella destra. Adesso vediamo se riusciamo ad aprire la teca, dovrei riuscirci in teoria. Eccola qui, proviamo a non rompere niente, mettiamo giù il modello e guardiamo la teca
ha il puntino centrale, quindi questa teca prenderà un voto pessimo per quanto mi riguarda, anche se la struttura è solida. Però io il puntino centrale è una mia fissa, lo so, ma io non lo voglio. Ecco qua. Bene, il modello sembra fatto piuttosto bene, ha molti particolari e mi soffermo subito su quello che mi colpisce più di tutti, così alla prima occhiata. Praticamente, come potete vedere, qui c'è il tubo di Pitot sulla sommità del cupolino e le due antenne radio che servono per la telemetria e per i contatti con il box. Poi nella parte laterale, visto che siamo qui, rimaniamo in questa posizione, sono visibili perfettamente i cerchioni, guardate, sono molto belli, fatti molto bene, ve li porto più vicino così li potete vedere anche voi. Vedete il mozzo centrale colorato di rosso con il nome dei pneumatici Michelin, che proprio nel 2003 avevano sostituito i pneumatici Dunlop che la Bentley aveva utilizzato nei due anni precedenti. Dopodiché vediamo la bocca di uscita della presa d'aria anteriore per quello che riguarda i freni. Vedete questa forse si riesce a vedere, eccola lì, vedete, e la presa d'aria invece per il raffreddamento dei freni a disco posteriori, che è questa. Ecco qua. Inoltre vediamo tutta la particolarità. Ah, beh, c'è naturalmente mi tocca avvicinarmi, ecco, e naturalmente lo specchietto retrovisore. E dicevo, c'è tutta la struttura a goccia, vedete, dell'abitacolo, che si raccorda con il codone posteriore di tipo aerodinamico, e la paratia laterale dell'alettone, che dopo vedremo meglio guardando la sezione posteriore. Nella sezione anteriore metto in risalto lo splitter anteriore, vedete? Lo splitter anteriore che sporgeva molto dal muso, i due fari doppi, in quadruplice formazione, e la funzione aerodinamica di quell'aletta lì dove si vedono le prese d'aria sottostanti, che aveva appunto questa funzione deportante che aiutava lo splitter, che in pratica era un alettone, anche se non era conformato veramente ad ala. Poi dopo vediamo che l'aletta anteriore di cui parlavo poco fa, adesso ve la rimetto, questa, vedete, qui e qui, che dove ci sono le bocche di entrata, le bocche di uscita sono qui, vedete? Cioè l'aria entrava qua e usciva lì. E dove andava? Andava nelle prese d'aria per il raffreddamento dei radiatori laterali del motore. Ecco qua, bellissima la forma dell'abitacolo, guardate, una goccia perfetta praticamente, molto bella. E poi l'alettone posteriore dove era messo in risalto appunto il nome della macchina, Bentley, vedete, su fondo argentato. Ah, anche il nome della macchina era anche sul parasole del windshield anteriore. E praticamente l'ultima cosa, le due prese NACA, che portavano, anche queste portavano raffreddamento a tutto il sistema posteriore, cambio, frizione, compagnia bella. Nella parte destra, ovviamente, che non è altro che la parte sinistra che abbiamo visto prima speculare, notiamo questa volta la bandiera inglese, il nome Bentley della macchina, il numero di gara, il numero 7, e la paratia laterale dell'alettone, che andiamo a vedere andando a controllare la parte posteriore. Eccolo qua.
L'alettone posteriore era separato, era sostenuto da due pylon, come si dice in aeronautica, vedete? Doppi, laterali. Al contrario delle due versioni precedenti, dei due anni precedenti, che invece li avevano centrali, avevano due pylon centrali che sostenevano l'alettone. Ora invece nel 2003, sulla macchina vincente, c'era questa struttura qui. Poi vediamo la luce rossa di posizione posteriore e si intravedono anche gli scivoli per l'estrazione dell'aria ad alta velocità lì sotto alla pancia della macchina, sotto al finale della coda. Ok, in pratica noi abbiamo qui una macchina che ha contribuito a rendere l'aerodinamica di questi veicoli, che sebbene, come ho già detto altre volte, non è mai stata sofisticata come quella delle Formula 1, perché come vedete le soluzioni aerodinamiche sono molto minori e anche più, come devo dire, meno tecniche, diciamo, ecco, non più, meno tecniche, meno sofisticate. Però, insomma, sono delle macchine che poi sul rettilineo delle ONADR raggiungevano 350-380 km all'ora, quindi dovevano stare attaccate a terra per forza. Quindi avevano comunque un'aerodinamica molto, molto importante, molto interessante. E soprattutto nella parte bassa non c'era aerodinamica, quindi tutto lo schiacciamento della macchina era dovuto alle superfici alari superiori. Bene, a questo punto diamo un'occhiata per finire alla base. Come vedete c'è scritto 24 ore di Le Mans, Bentley Speed 8, i piloti erano Capello italiano, Christensen e Smith, quindi Capello e Christensen li ricordo come degli specialisti piuttosto importanti di questo tipo di gare di durata, e poi Smith non lo ricordo, ma comunque vabbè, facciamo finta di niente, e poi l'anno 2003. Benissimo, vi faccio vedere ancora una volta il modello da vicino, e io chiudo un attimo il becco, ve lo faccio vedere pian piano, eccolo qua. Ecco qui, e per quello che mi riguarda è un modello che vale la pena di essere comprato, acquistato, perché ha un suo valore intrinseco, nel senso che i particolari ci sono carini, vi rimetto in risalto quelli lì il tubo di pitot e le due antenne sulla sommità del cupolino, che sono caratteristici e sono belli. È un modello che in una collezione è bellino. Anche se il verde inglese, questo era il colore della nazionalità, gli inglesi hanno sempre fatto macchine verdi, il loro colore nazionale, come il rosso è quello italiano, e il blu è quello francese, e il colore verde forse non mette troppo in risalto le forme aerodinamiche di questa macchina. Benissimo, io a questo punto considero chiuso la recensione, chiudo nella sua gabbietta la Bentley Speed 8. Vi ricordo che io sono il Roby, questo è il canale di Roby Fly Models. Vi chiedo, prima di salutarvi, di mettere un like sotto questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. A questo punto vi saluto, vi ringrazio di essere rimasti fin qui con me e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!